Non pretendere di darmi lezioni di vita. Se ossigeno perso, vero, hai l'aria smarrita. Non mi chiedere se dopo la dieta sei dimagrita. Sei fame, ma non mamma con la pizza margherita. Cos'è, pensavi che centro massaggi via Tramita facessero dei corsi di pittura con le dita? Con la coscienza sporca ma la faccia pulita. Sta roba è pacco celere perché vi ho già spedita. Cazzo, non stare in piedi e guardati al monitor. Chronicles. Tutto quello che vuoi faccio tutto quello. Faccio tutto quello che vuoi faccio tutto. Ecco come cantano i rapper. Io mi sto cagando sotto, ma letteralmente, nel senso che in questo momento dovrei essere sulla cresta dell'onda perché il mio disco ha venduto veramente tanto. Sono stato uno degli album più venduti in Italia dello scorso anno. Ma questo non vuol dire che possa ripetere il mio successo in maniera così palese e scontata. Soprattutto il secondo album, come diceva il buon Caparezza, è il più difficile nella carriera di un artista, perché comunque hai creato delle aspettative e io ho creato delle grosse aspettative in termini di vendita e in termini di soldi per la mia casa discografica. Ho speso un sacco di soldi, che saluto. E detto questo, non lo so. Io non so come andrà, so che ce l'ho messa tutta, come non ho mai messo in vita mia. Penso di aver fatto un upgrade a livello della scrittura, a livello di approccio delle tematiche. Ho cambiato totalmente l'approccio alla scrittura, nel senso che se prima mi veniva data una base di getto, scrivevo quello che mi veniva in mente, adesso ho cercato di sedermi e di mettere insieme una lista di concept e da lì creare la strumentale giusta e l'atmosfera giusta adatta al concept. E già solo dai titoli e dalla tracklist del disco si capisce che c'è uno studio completamente diverso. È proprio il mio pezzo preferito, ma perché è la roba più Blink. La traccia a cui sono più affezionato è un pezzo dal titolo Non c'è due senza trash, perché si avvicina di più a quella cifra stilistica musicale con cui sono cresciuto da adolescente, quindi il pop punk californiano. È una lettera di uno stalker a Barbara D'Urso. Diciamo che nel mandare questa lettera alla Barbarona nazionale un po' gli dice lo status che lei ricalca nella nostra società di spettacolo, nel settore dello spettacolo. Ma che cazzo ne so. Cerco di fare un punto della situazione su quello che è l'arte e lo spettacolo nella grande scatola magica italiana. A forza di strizzare gli occhi guardando gente in TV che non azzecca un congiuntivo, ci verranno congiuntivite. La TV spazzatura cinquina, Barbara D'Urso, tombola. Pensa solo a te. La TV spazzatura cinquina, Barbara D'Urso tombola. I featuring sono, allora abbiamo, lo zio Axe, che per forza di cose, una rapper italo-londinese che è Luciuz. Poi abbiamo molto molto bravi, sono i Bunda Bash, che sono l'orgoglio del Salento. Poi abbiamo una schiera di grandi nomi femminili, tra cui Malika Yan, Noemi, Elisa e per ultima, ma non per ultima, Francesca Michelin. Sarebbe così? È impossibile! Io non ci arrivo, sai? Cioè ci arrivo, no, ma sembro un chipmunk. Aveva fatto un provino di un pezzo che a lei non piaceva e invece a me piaceva un sacco. Abbiamo cercato di risistemarlo e riarrangiarlo in modo tale che le piacesse. E abbiamo riscritto il testo, abbiamo rifatto tutto ed è venuto fuori un bellissimo, bellissimo pezzo. Lo fai un attimo a cappella? Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. Se hai una vita pubblica, capita spesso di avere a che fare con giornalisti e simili, che però in genere se ne sbattono della tua vita pubblica e preferiscono parlare di quella privata. La domanda su come ci siamo conosciuti io e Giulia è una di quelle più ricorrenti, e dopo un po' ti annoia ripetere sempre le stesse cose come un pappagallo ritardato. Quindi abbiamo messo a punto un piano B, diciamo una serie di piani B. Io e Fede ci siamo conosciuti a un concerto di Simoncino, che è un rapper di Roma, che canta una canzone che si chiama Gente Malata.
che dice so Simoncino, guai a chi mi tocca e se ci provi io te sparo in bocca e poi ti sodomizzo dentro una grotta. Io e la Giulia ci siamo conosciuti a Leoncavallo perché la Giulia era l'addetta alla consegna delle patatine fritte. A un concorso di bellezza di Chihuahua io avevo portato due e lui aveva portato il suo cane che non era assolutamente un Chihuahua ma voleva provarci lo stesso. Ha perso, io mi sono sentita super triste per lui e gli ho dato il mio numero e abbiamo cominciato a parlare. Io e la Giulia ci siamo conosciuti all'Idroscalo in quella giostra molto anni 90, quella degli specchi che ogni tanto ci sono delle tipo degli ani che fanno pff, fanno tipo delle scoregge sotto il pavimento. Avevamo un amico in comune che è Kanye West. Io e Kanye siamo come bread and butter, proprio best friends. Mi ha chiesto di andare al concerto di questo rapper italiano e ho detto ok, andiamo e poi ci siamo conosciuti così. Io e la Giulia ci siamo conosciuti all'Esselunga mentre stavo facendo la spesa e non riuscivo a controllare la data di scadenza delle uova. Invece Giulia, che è più casalinga, è riuscita. Ci siamo conosciuti al supermercato. Io stavo cercando di comprare il latte era super in alto, è arrivato lui, l'ha tirato giù e ci siamo innamorati in quel momento. Ho conosciuto Giulia mentre pisciava tra due macchine all'uscita dell'Hollywood. Anche perché la verità è molto più comune e naturale di quanto piacerebbe a loro. Io e Fede ci siamo conosciuti, anche se vorrei una storia un po' più interessante, ci siamo riconosciuti fuori da The Club a Milano e io stavo entrando con la mia amica Crina e lui era fuori, che non so cosa stesse facendo, fuori dalla discoteca con una bottiglia e mi fa, volete entrare con me, volete entrare al mio tavolo? E io ho detto no. Ah sì, eravamo tipo all'ingresso della discoteca, io l'ho vista e tipo l'ho presa in giro insieme alle sue amiche perché sembravano un po' snob, mi ricordo. E avevo fatto, ero andato lì a dirgli vi faccio entrare io gratis, ma tipo, cioè, era in modo scherzoso. E invece loro ovviamente mi hanno preso seriamente e mi hanno tipo respinto, mi ha respinto malamente. Poi dentro ci siamo visti così, si è messo a parlare, poi ad un certo punto mi sono ritrovata da sola nella discoteca, lui se n'era andato, le mie amiche se n'erano andate e io ero nel suo tavolo da sola con delle persone che avevano delle piume attaccate alle orecchie e tipo erano vestiti da indiani, che poi ho scoperto dopo che erano i Bushwaka. Ah! Lo stile tuo chiusino! Quando entri sono fresco? E quindi sono rimasta sola con i Bushwaka. Io ho tentato di limonarla, lei mi ha respinto, allora ho tentato di persuaderla portandolo nella console del DJ, sai, far finta di essere un po' il proprietario del locale, che non ero. Far finta di conoscere tutti, salutando gente, tipo, ehi, ciao, di gente che non conoscevo. Ma non ha funzionato. Allora poi ha provato a baciarmi, ma io neanche a 12 anni o 15 bacio nessuno in discoteca, perché proprio in discoteca, triste, non ce la faccio. Sono andata a casa da sola e ci siamo incontrati così e poi il giorno dopo mi ha aggiunto su Facebook e abbiamo parlato un po'. Poi un giorno è venuta a casa mia con Danny che mi ha detto noi non sappiamo cosa fare, io sono a casa e venuto a dirgli qualcosa a fare e poi da lì mi ha cominciato a uscire. La cosa assurda è che io ho sempre pensato che non sarei mai voluto uscire con nessuno di famoso, ma perché sono super pigra, poi soffro un po' d'ansia, quindi queste situazioni qua, poi sono geloso, ho detto non funzionerebbe mai con una persona comunque famosa, volevo uno che non voglia solo di stare in casa, non facevo niente. Mi dicono tutti come fai, che comunque lui esce, c'è un sacco di ragazze, invece Fede è forse il ragazzo di cui mi fido di più. Tra tutti magari i fidanzati che ho avuto è quello che di cui mi fido di più. Fra lo studio di Giulia e i miei impegni arriviamo la sera che sembriamo degli omini dei crash test invecchiati male. Anche se fra me e lei devo dire che non è particolarmente difficile stabilire chi regge meglio la fatica.
visto che questo lo vedranno i miei genitori, mi alzo alle 8 del mattino e vado in università a studiare. Sto fino alle 6 a studiare senza pausa, a parte il pranzo dove mangio proteine, tofu e tutte queste cose, mentre Fede va in studio a scrivere. Dice che le vergini non possono fermare una guerra, ma le puttane sì. È Cartman. Desperate people. Seventy-two virgins can never stop a war, but 100,000 hookers can beat my record. Poi in realtà io mi sveglio un po' più tardi, gioco tantissimo con Gue, andiamo a provare dei vestiti a Gue. Poi dipende, perché Fede non ha mai sempre le stesse cose da fare, quindi magari se so che ci sarà un periodo in cui lui è un po' più impegnato, sto più tempo con lui, cambia sempre la nostra giornata. Ma come ti difende? Questa è una simulazione di una violenza. Di te. Riuscirei questa a difendermi. È Gue che ti difende. Riuscirei a difendermi io da questa violenza. Sit. High five. Oh. Sì. Secondo me se pensa che ci vogliamo bene. Gue. Gue. No, non ci caio. E invece si guarda. Si sta addormentando.